Allora, aspetta. Vabbè. Cari amici vicini e lontani, soprattutto quelli lontani, cogliamo l'occasione per comunicarvi col debito anticipo che noi, secondo la nostra tradizione, festeggeremo il compleanno di Roma il 21 aprile alle ore 11 sul Monte Sacro. Per chi non lo sapesse, il Monte Sacro sta proprio all'inizio della via Nomentana, proprio vicino al Ponte Nomentano, al quartiere Monte Sacro, ovviamente. E allora, prende il nome dal Monte Sacro che è una montagna repubblicana a memoria. Esattamente. Poi per il resto andatevi a informare. Cercate di venire, perché noi in quella giornata in cui molti fanno sempre dei festeggiamenti, noi però festeggiamo la cosa più importante della storia di Roma. Cioè, il primo sciopero al mondo. Sì, il primo sciopero, però la prima forma di pace, di pacificazione sociale, certo. È avvenuta lì. Adesso, per dare un'ulteriore informazione, voglio leggere alcune notizie sulla romanità che faranno piacere. Nel 57 Cicerone, che si gloria di aver salvato la patria, invoca gli dei della patria, e sono i tre del Campidoglio, che è la triade romana, da cui poi verrà copiata la triade cristiana. Queste cose bisogna avere bene inteso. La triade erano? Triade romana era Giove, Giunone e Minerva. Tra l'altro Giove con un uomo e due femmine. Invece la triade cristiana è di tre uomini. Apparentemente. Sì. Uno è Yahweh, quello che faceva pepere, pepepe. e poi l'altro è sicuramente un ispiratore del gender, si chiama Spirito Santo. Loro lo chiamano Spirito Santo, noi lo chiamiamo in un altro modo. I penati pubblici e privati e la madre Vesta. Ricordiamoci sempre, Vesta, la madre ovvero? Ha altri nomi, la dea Vesta. Tra l'altro colgo l'occasione... Vestali prendevano nome da Vesta. Esatto. Le Vestali chi erano? Erano le ancelle che tenevano il fuoco acceso in eterno. Il tempio di Vesta a Roma, per esempio. E dovevano essere pure e caste fino a 30 anni, sì, dopodiché potevano sposarsi. Caste pure, e chi non lo era finiva in malo modo. E questo ci ricorda... ci sono vari episodi storici, ci ricorda, mitologici. Ci ricorda il trattamento che facevano una volta le suore cristiane. A proposito di Vesta, mi è venuto in mente Demetra, perché proprio ieri... Io conosco il posto dove c'è il tempio di Demetra. Sì. Un giorno ci andiamo, ci porto, che è veramente un'area boschiva enorme, dentro una zona archeologica pochissimo conosciuta, dove ancora si celebrano i riti pagani. Esattamente. Ancora tutte le notti vanno lì perfettamente. A ricordare. Così che si deve fare. Allora, Demetra, che la dea della caccia... È Diana, dea della caccia. Ma anche Demetra. No, sì. Demetra. Delle messi. Sì. E che la divinità che ha avuto la figlia Proserpina, rapita... Da Giove. No, da Plutone. Oh. Ah, da Plutone, giusto. E portata negli inferi. Demetra vaga ancora oggi alla ricerca della figlia, e tutte le apparizioni della Madonna in realtà sono apparizioni di Demetra, che cerca disperatamente la Agrippina figlia. No, che Agrippina? Sì, la figlia, scusa, non Agrippina.
Proserpina. Proserpina. Dico questo perché proprio ieri doveva essere celebrata una ricorrenza, niente po' di meno che a Trevignano. Ah, a Trevignano. Hanno fatto in televisione. L'hai visto? È assurdo il ruolo di evento. Esatto, certo. Ancora non ci hanno costruito, poi ci costruiranno e verrà fuori. Il tempio. Tempio e tutto il resto. A Trevignano. Intanto l'hanno recintato. Sì, e ci sono la Madonna e Cristo. Non so che ci possono mettere ancora. Se vogliono, possono mettere la mia statua. Che dici? Noi proponiamo la statua di Priapo. Allora, la veggente non c'è andata. Ha detto che si vuole mettere d'accordo col vescovo. Che è quello che gestisce la Madonna di Civitavecchia. Certo. Che è rivale della Madonna di Trevignano. Allora, è stata consigliata questa signora che vede la Madonna, è stata consigliata da chi di dovere di cedere i suoi terreni a Santa Madre Chiesa. Capito? Perché queste cessioni sono la prassi, sono 2000 anni che c'è della gente che viene. Ricordiamo che la Chiesa Cattolica Sacra Romana e quant'altro, tutti gli anni riceve in donazione circa terreni, immobili e quant'altro per circa 10 miliardi di euro, tutti gli anni. Attenzione, devi metterci dentro un'altra cosa, devi metterci dentro l'8 per mille. No, solo di donazioni, ho parlato di donazioni, di lasciti. Devi aggiungere l'8 per mille. La gente prima di morire si vuole sgravare la coscienza, dice vabbè, tanto non vero, tanto che non so a chi darlo, lo dono alla Chiesa. E questa incertezza che genera quelle importantissime operazioni che hanno reso importante Santa Madre Ecclesia, no? Le indulgenze, di cui noi abbiamo parlato molte volte. In ogni caso, la veggente ieri non c'è andata. No, anche la vendita delle investiture. La vendita addirittura degli uffici, dei burocratici romani. Esatto. Perché adesso ne parleremo quando parliamo di Pallone, Tanlongo. Di Tanlongo e del suo... No, vai avanti, finiamo il discorso. Sì, ricattatore gente... Chauvet. Andiamo avanti. Allora, Varrone e Virgilio. Nel 37esimo invocano gli dei, il primo a principio dei tre libri Rerum Rusticarum, l'altro a principio dei quattro libri Georgicon. Varrone prende a modello dell'edificio teologico nuovo che egli si propone di costruire un sistema divino antico e lo stesso procedimento usa per giustificare quel suo principium invocatium, come dunque Omero ed Ennio le muse, così egli invocherà i codici dei consenti. Non però quegli urbani, le cui immagini dorate sono presso il foro, ma quei 12 dei che sono specialmente i capi degli agricoltori e quelli che noi veneriamo, certo. A cominciare da Priapo. Priapo è il difensore delle messe, anche lui, delle e soprattutto api, degli orti. E anche degli asini, sì. Anche degli asini. Prima parlavamo dell'asino di Giuseppe Garibaldi, che aveva chiamato come il Papa Pio IX. All'asino maschio l'aveva chiamato Pio IX e all'asino femmina... Immacolata Concezione. Immacolata Concezione. Siamo perfettamente d'accordo. Garibaldi è stato il grande in tutte le sue manifestazioni. Sì, in tutte. Fino al era un uomo libero, da un pensiero libero. Fino all'ultimo momento. Un po' come anche noi nel nostro piccolo. Ci proviamo. Fino all'ultimo momento della sua vita ha voluto essere messo seduto di fronte al mare perché voleva morire guardando il mare. Cazzo, più di così che cosa. Cosa uno che aveva navigato per il mondo per il mondo per lungo e per il largo oltre lui. Perché ricordiamo che
quando faceva fra attorno 1840, quando era prima di venire in Italia, in Italia faceva il capitano di lungo corso e andava fino dall'Asia fino in Cina, sì, fino a in Inghilterra, certo, quindi certo. Non era uno che il mare non lo conosceva. Ecco. E non era sempre un mare molto quieto. Ah, soprattutto con quei gusci di mandorla che aveva lui al comando, figuriamoci. Allora, invocherà i 12 dei consenti, non però quelli urbani, le cui immagini dorate sono presso il foro, ma quei 12 dei che sono specialmente i capi degli agricoltori. I consentes, participio di consum, quelli che sono insieme, che non è mi consenta di Berlusconi, sì, è un'altra cosa. Erano per gli Etruschi il senato divino, a cui presiedeva Tin, ossia Giove, ed erano pare 12 dei greci, quegli stessi, 6 maschi e 6 femmine, a cui fu dedicato il lettisternio del 217 anno. Giove, Giunone, Nettuno, Minerva, Marte, Venere, Apollo, Diana, Vulcano, Vesta, Mercurio, Cerere, per chiamarli coi nomi dell'interpretatio romana. Ok? E adesso che abbiamo detto le nostre litanie, a te la parola. Beh, io devo leggere. Allora, abbiamo parlato nella scorsa ripresa video che abbiamo fatto una decina di giorni fa, anzi un paio di settimane fa, abbiamo parlato del tracollo della banca romana, della truffa della banca romana messa in atto fra il 1895 e il 1897-98, ma anche 1900, sì, anche perché le ripercussioni in quegli anni lì, di sì, quelle speculazioni, e dove appunto il patron, il Deus Ex Machina, era Tan Longo era un self-made man, uno che si era fatto da solo. Comunque sia, con tutte le astuzie del messierante capace, usuraio o banchiere, lui aveva fatto la fortuna della banca romana, perché partendo da semi-analfabeta, come era lui, che aveva fatto solo le scuole elementari o poco più, forse un anno di liceo o di ginnasio, come il suo ricattatore Chauvet, di cui parleremo in seguito. Sì, allora lì lui ovviamente agiva secondo le modalità del momento, della sua genia, che però lui sapeva manipolare molto bene, tant'è che poi nel corso degli anni era da nulla facente che era apprendista stregone dell'epoca, del momento, aveva poi... Ma qual era il momento? Illustralo. Vabbè, era la fine del mondo cristiano preminente, dell'area democratica, che quando arrivarono, non era nata. Quando arrivarono gli italiani, alias piemontesi, a Roma, si scatenò una speculazione. Certo, perché servivano le case per l'ingrandimento della capitale. Esattamente, questo è tutto il discorso. Servivano agenzie immobiliari, imprese immobiliari, attività edilizie di ogni genere e chi erano i proprietari dei terreni? Appunto, la cosa più eclatante in tutto questo era la rapina degli ex terreni degli istituti pontifici. Esatto. Come il Santo Spirito. Qua ancora, qui vicino a dove abitiamo noi, ci sono ancora dei residui, delle particelle ancora non occupate o ancora mai espropriate del Pio Istituto o del Santo Spirito. Certo, quindi, come tutto l'agro romano. Come quasi tutto l'agro romano. E ci fu il caso, lo diciamo, ricordiamolo sempre, di un prete che si era opposto alla lottizzazione di tutta una vastissima area che adesso è diventata una cittadina, si chiamava Don Ruggero, si è opposto, l'hanno accusato di pedofilia, è andato in galera, sì, e ora è morto di infarto. Ecco chi si difende, chi difende il territorio, e questa gente qui. Fanno quella fine. No, bisogna dire poi che questi terreni non erano tutti del Pio Istituto
o del Santo Spirito, era semplicemente area detenuta da chi deteneva il potere temporale, esatto, e anche le periferiche, esatto, del potere temporale. Quindi tutte le casate nobili, a partire dai Torlonia, in questa zona prevalentemente era proprietà terriera dei Torlonia, che arrivava fino alla Dispoli, arrivava a Cerveteri, eccetera, eccetera. Tutta quella zona, quell'agro romano, che saranno stati 100.000 ettari, parliamo di queste dimensioni, certamente 100.000 ettari per blocco, perché i colonna avevano la loro zona, sì, tutti le tutti varie casate della nobiltà nera. Non ti dico il borghese. Ah sì, il borghese, certo. Villa Borghese è stata costruita nel terreno del borghese. È naturale. Tutta la zona lì attorno era dei borghesi. Era dei borghesi, certo. E allora, in tutto questo magna magna, si è messo particolarmente in luce era appunto Tanlongo, che era portatore degli interessi dei gesuiti. Ah, sì, era sì. Un gesuita anche lui. Perché io ero distratto dal grande capo di governo Mario Monti e quell'altro personaggi molto erano importanti. I gesuiti che controllavano il tutto, perché erano i gesuiti che avevano permesso l'attacco dei piemontesi foraggiati dall'Inghilterra, dalla massoneria inglese, sì, con a capo la regina Vittoria, sempre la regina Vittoria, ricordiamoci, sempre, prima la grande regina omosessuale, sì, Vittoria, che non si è mai sposata, proprio, la vergine regina proprio per questo, certo. E cioè anche fra l'altro vari amanti, no? Certo. non era solo omosessuale, lei si prodigava molto, ecco, sì, diciamo, sì, così. Sì. No, e poi andava in giro vestita a lutto, sempre a lutto. Mi pare giusto. Il lutto era dei suoi amanti. Amanti, ovviamente. Ogni volta che morivano, magari in guerra, nelle guerre di conquista, lei si metteva in lutto. Allora, l'epoca vittoriana ha avuto tanti meriti e tanti demeriti. È stata un'epoca importante di fermenti, esatto, ideologici, culturali, industriali. Tutto quello che vuoi, sì. È stata veramente una grande epoca. Un'epopea. E a Roma è arrivata in queste condizioni, diciamo, fra le altre metamorfosi c'era questa metamorfosi della gestione del patrimonio della Chiesa. Esatto. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno spartito il patrimonio della Chiesa attraverso vari potentati bancari. Uno di questi potentati bancari, che era quello controllato anche, non l'unico, ma anche dai gesuiti, erano controllati praticamente tutte le banche che agivano a Roma, perché la e lotta... Non a caso Mario Draghi l'hanno messo a capo della Banca d'Italia. In Italia la lotta è sempre stata, a partire dal 1560 e giù di lì, fra i gesuiti e il papato, perché ricordiamoci, certo, sempre che per esempio il fondatore dei gesuiti... Sant'Ignazio. Ah, Sant'Inigo. Sì. Sant'Inigo aveva avuto il rifiuto di ben tre papi prima di farsi, sì, riconoscere l'istituzione dell'organizzazione. Non solo, dopo fu ugualmente l'ordine dei gesuiti fu annullato. Da Gregorio XIV. Esatto, certo. Quindi non c'è uno scherzo. Certo. Gregorio XIV aveva capito qual era la vera intenzione dei gesuiti, non tanto la conquista territoriale delle Indie, anche quello ovviamente, ma soprattutto il controllo del potere economico, finanziario, culturale, ideologico della Chiesa. Voleva sostituirsi alla borghesia nera. Tra l'altro, una piccola variante che voglio aggiungere, che è bene che si sappia: i gesuiti, mi pare che ci andò soprattutto un certo San Matteo, i gesuiti andarono in Cina. Come attenzione, no? Ma attenzione. No, era Francesco Saverio. Ah, Francesco Saverio, sì. E chi è stato quell'altro che proprio si è identificato? Saverio, stato lì 30-40 anni. San Matteo. Ah sì, Matteo qualcosa, sì, c'è, sì, ragione. Però non mi viene manco a me. Che si faceva passare, sì, per mandarino. Ma la cosa interessante che ho letto in questi giorni... Matteo, Maria e qualcosa? Sì, vabbè, è lo stesso. Un nome notissimo. Ovviamente santo e quant'altro. Sì, certo. Allora, una cosa che ho imparato in questi Matteo giorni... Matteo Ricci.
Ecco, Ricci. Matteo Maria Ricci. Quello che ho imparato in questi giorni è un fatto molto importante. Quando Marco Polo andò a parlare col Gran Khan, che comandava la Cina, sto Gran Khan gli espresse che non sapeva niente dell'esistenza del cristianesimo, solo che c'aveva l'Islam. Voleva conoscere la religione che lui professava. Sì, ma attenzione, il problema qual era? Che era completamente ossessionato dai musulmani. No, dai musulmani. Ah, certo. E lui, per liberarsi dalla pressione dell'Islam, chiese nel 1300, chiese a Marco Polo di mandargli lì dei missionari cristiani per contrastare la presenza dei musulmani. Quindi vedete come la vita è abbastanza interessante. No, perché i musulmani erano gli unici che hanno tentato di resistere alle invasioni barbariche, alle invasioni mongole. Quello che vuoi, ma comunque si erano anche... Infatti nei territori islamici la Mongolia, il Khan non ci è arrivato, ma né lui né i figli. Ricordiamoci sempre che i musulmani rompono i coglioni, poi per il resto, lo vedremo, prosegui. Allora, tutto però bisogna andare per gradualità. Allora, come era diventato ricco e poi famoso e poi potente tan lungo? C'era arrivato perché il bisnonno, questa la sapevi manco te, era quello che abitava a Vulci. È scritto tutto e nella qui. Necropoli di Vulci aveva trovato qualcosa, niente meno che il tesoro della tomba François. La tomba François, sì. che altro che Tutankhamon, c'aveva una galleria, una grotta completamente tappezzata con cancaglierie d'oro, oro, sì. Argento, manufatti. E mirra anche, mirra. Oro, argento e mirra. E questo suo bisnonno, attorno al 1740, aveva fatto la grana alla grande vendendo ai francesi e agli inglesi. Esattamente, ai turisti ovviamente. Ai turisti, esatto. Che venivano qui per turismo, non per vedere di rimediare. Così come gli inglesi, quando hanno scoperto le tombe egiziane, non è che andavano lì per archeologia. Per rastrellare. Appunto, e quindi questo bisnonno poi aveva fatto fruttare, è diventato proprietario terriero, da lì poi la possibilità anche di prestare soldi, perché allora non è che serviva un'autorizzazione della Banca d'Italia, la Banca d'Italia ancora non era stata costruita. Non esisteva, appunto. Quindi, fu costruita dopo la speculazione della Banca Romana. Certo, attorno al 1906, a partire da quegli anni lì, poi hanno fatto una serie di... metamorfosi, di cambiamenti. Spiega in cosa consisteva la truffa. La truffa era di vario genere, non era in una modalità solo. Tutte le modalità di raggiro e mistificazione erano utilizzate, fra cui... Allora, bisogna dire che la Banca Romana, come la buona parte delle banche secondarie, non nazionali, perché c'era... No, erano banche autorizzate... Aspetta. Per come residuo della molteplicità degli stati, a battere monete. No, ti preannuncio che erano sei le banche nazionali, sì, in Italia, ma solo la Banca Nazionale del Banco di Sicilia e il Banco di Napoli battevano moneta per cazzi loro. Gli altri battevano moneta facendola stampare in Inghilterra. Comunque, anche la Banca Romana. Sì. Battevano comunque. E infatti una delle truffe è stata quella di dire agli inglesi che avevano distrutto una certa tranche di banconote, perché erano ormai inutilizzabili, deteriorate, e l'avevano fatte stampare con lo stesso numero di serie di quelle, esatto, che loro avevano dichiarato che erano state distrutte. In realtà quelle erano rimaste in circolazione esattamente come prima. E questa è stata una delle varie truffe, se non la più importante, messa in atto da... Come l'oro di Dongo, no? Non si sa dove è andato a finire. Vabbè, andiamo. Vabbè, e allora insomma niente, quindi adesso leggo dei passaggi di vario genere che riguarda la banca romana.
Allora, la Banca Romana è stata una banca di emissione fondata nel 1834. Nel 1850 fu incorporata dalla Banca dello Stato Pontificio, che a sua volta nel 1870 mutò la propria denominazione in Banca Romana. Qual è l'erede della Banca Romana? Santo Spirito. E? Banco di Roma. E Banco di Roma. Certo. E San Paolo, adesso San Paolo. Esatto, no, Unicredit. Unicredit, scusa, sì, beh, certo. E di San Paolo sono gli altri. Sì. Nel 1893, in seguito a un grave scandalo finanziario, essa confluì nella Banca d'Italia, appunto, come dicevamo prima, e la Banca Romana fu costituita nel 1841 il controllo della Banca d'Italia fu acquisito da un gruppo di finanzieri romani guidato dal banchiere Agostino Feoli, che anche lui ha una storia molto particolare, con il sostegno finanziario della Cassa di Risparmio di Roma. Nel corso degli sconvolgimenti politici nel 1848 la banca andò incontro ad una grave crisi di liquidità determinata da un fenomeno di corsa agli sportelli. A questo fine, nell'aprile del 1848, durante la rivoluzione romana, il governo dispose per 3 mesi e poi rinnovati la sospensione della convertibilità delle banconote e la loro circolazione come moneta legale a corso forzoso. Al fine di ottenere la fiducia del pubblico fu inoltre prevista la loro convertibilità in buoni del tesoro garantiti da ipoteca. Fu inoltre limitato il privilegio di emissione ad 800.000 scudi romani. Ma vedi, qui si parla sempre comunque di... La Repubblica Romana non lo dicono mai, parlano ecco sempre qua. dell'eroica difesa. Ecco, ma la Repubblica, essendo Repubblica, aveva operato sulle banche. Certo. Perché la vera rivoluzione è quella operata sulle banche. Io lo anticipo. Durante la parentesi della Repubblica Romana, nel 1849, il governo repubblicano ordinò alla banca di stampare banconote per circa 1,5 milioni di scudi. Al fine di finanziare l'erario pubblico. Successivamente, nel 1850, quando subentrò di nuovo il governo pontificio, non riconobbe tali importi e pertanto, nell'ambito di un complessivo piano di ristrutturazione, la banca venne fusa per incorporazione nella nuova banca del Santo Spirito, dello Stato Pontificio. Nel 1870, il governo... In seguito all'annessione di Roma al Regno d'Italia, la Banca dello Stato Pontificio riprese l'antica denominazione di Banca Romana. Da allora fu una delle 6 banche centrali con facoltà di emettere biglietti di banca intitolati al Regno d'Italia. Lo scandalo della Banca Romana fu un caso politico-finanziario che coinvolse alcuni settori della sinistra storica, certo, accusati di collusione negli affari illeciti della Banca Romana ed ex Banca dello Stato Pontificio. Uno dei 6 istituti dell'epoca erano abilitati ad emettere moneta circolante in Italia. Anche 3 decenni dopo l'Unità d'Italia vi erano ben 6 banche centrali con la facoltà di emettere biglietti di banca intitolati al Regno d'Italia. Ecco, ripetiamolo. La Banca Romana, la Banca Nazionale del Tesoro di Torino, la Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito. Allora, questa cosa è bene che i nostri amici se lo mettano bene in testa, perché la carta moneta dovrebbe essere numerata, perché sotto il slot certo. Quello che vuoi. E invece l'euro non è numerato, tanto per capire. No, ci sono dei numeri. Ma non sono i numeri di serie, sono i numeri dell'emissione, che è una cosa diversa. Esattamente. Quindi, Banca Toscana di Credito. Nel giugno del 1889 il ministro dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio del governo Crispi, Luigi Micheli. Del governo Crispi. Crispi primo. Esatto. Poi Luigi Micheli. Micheli, un nome molto noto. Aveva disposto... E poi no, a causa... Questi siciliani che si lamentano sempre, no? Hanno sempre governato l'Italia, sia come mafiosi. No, sia c'è anche un ministro Micheli di recente, certo. Era sempre un familiare suo. Non è Micheli di recente, era il capo dei servizi segreti. Anche, giusto. Prosegui. Giusto. Aveva disposto un'indagine ispettiva su tutti gli istituti di emissione. Il governo di Rudini primo dispose un'indagine ispettiva su tutti gli istituti di emissione. Il governo si oppose a che il senatore Alvisi riferisse in Senato i risultati dell'ispezione da lui condotta. Ecco. In nome dei supremi interessi del paese e della patria. Come no? Prima della sua morte, avvenuta il 24 novembre 1892, Alvisi
confidò ad alcuni amici i risultati dell'inchiesta che vennero resi noti il 20 dicembre 1892 dal deputato radicale Napoleone Colaianni. Il famoso Napoleone Colaianni. Era uno in gamba. Era uno in gamba e non solo, c'è una piazza intestata a lui qui a Roma Nord ed è stato veramente un punto di riferimento per tutti, anche oggi. Evidenziando quello che viene di seguito, la Banca Romana, a fronte dei 60 milioni autorizzati appunto, per cui possedeva sufficienti riserve auree, aveva emesso biglietti in banca per ben 113 milioni di lire, cioè il doppio, incluse banconote false per 44 milioni emesse in serie doppia. Per accertare la modalità di quelle emissioni fu proposta un'inchiesta parlamentare a cui si oppose il Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti. Mi pare ovvio. Il puro, no? Esattamente, no, diciamo il vero. Era il governatore della malavita, oltretutto, certo. Secondo la dichiarazione di un noto esponente sempre del sud. Mafioso. No, mafioso. No, mafioso, no, oh, cazzo. La massoneria. Ah, non lo so se... Che promosse invece un'inchiesta presieduta dal primo presidente della Corte dei Conti, Enrico Marcuscelli. Nome noto. La confraternita di Giolitti, la contrarietà di Giolitti sembrerebbe dovuta a coprire il coinvolgimento della faccenda del re Umberto I, e come il quale sbaglia? Era fortemente indebitato con la Banca Romana. Esattamente. Tanto per chiarire, sì, cioè, dove alleggiano il potere, le logiche del potere. A causa della crisi del settore edilizio crollarono numerose banche, il Banco di Sconto e Sete, sì, la Banca Tiberina, il Credito Immobiliare e la Banca Generale. Lo scandalo della Banca Romana e in genere la crisi del sistema bancario era causato dalla grave depressione iniziata nel 1887-88 e dagli eccessivi investimenti nel settore edilizio, dove il trasferimento della capitale, specialmente a Roma e a Napoli, a seguito delle operazioni di risanamento seguite dal colera del 1884, che si rivelarono fallimentari per la stessa Banca Romana, dal carcere Bernardo Tanlongo, ex governatore della Banca Romana, affermò di aver dato cospicue somme anche a diversi presidenti del Consiglio, tra cui Giovanni Giolitti e Francesco Crispi. Giolitti, in risposta ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari, negò di essere stato a conoscenza delle relazioni avvisi Biogini. I soldi gli arrivavano così. E di aver ricevuto denaro dalla banca. Il 21 marzo del 1893 fu nominato un comitato di 7 parlamentari che il 23 novembre del 1893 presentò al Presidente della Camera la relazione finale, nella quale si affermava che tra i beneficiari del prestito vi erano 22 parlamentari, fra cui Crispi. Il processo del 1894 si concluse con l'assoluzione degli imputati. E come se sbaglio? Per evitare che l'inchiesta travolgesse uomini di spicco della politica italiana, i giudici nella sentenza denunciarono la sparizione di importanti documenti necessari a provare la colpevolezza degli imputati. Sì. Non vi meravigliate che anche a un processo che abbiamo fatto noi, sì, sono spariti i documenti. Ti ricordi che siamo andati in cancelleria di Tirana? Sì. Non esistevano più. Esatto. Non esistevano più, erano stati fatti sparire, perché se erano presenti il magistrato avrebbe dovuto spiegare perché aveva provato, aveva cercato e poi essere riuscito a archiviare il processo, che invece aveva tutti gli elementi per essere svolto. Esattamente. Il procedimento penale viene quindi archiviato, tanto per cambiare, senza emettere alcuna condanna. A seguito del caso finanziario, il capo del governo Giovanni Giolitti istituì commissioni d'inchiesta e pose mano rapidamente al riordino del sistema creditizio. Come con no? La legge 449 del 10 agosto 1893 fu fondata Banca d'Italia attraverso la fusione della Banca Nazionale con le due banche toscane. Alla nuova banca fu affidata la liquidazione della Banca C'è Romana. C'è un piccolo chiarimento che vi fa fatto qui. Con la fusione delle due banche toscane. Perché? Che erano dei medici. Perché? Perché le banche toscane funzionavano. Eh certo. Per antica tradizione medicea. No? Medicea, quindi bisogna stare sempre attenti. Quindi in pratica la Banca d'Italia è la banca toscana. Ricordiamocelo bene. Medicea, che era la più ricca di tutte, mentre la Banca di Torino, che era quella di Savoia, era indebitata fino al collo, cioè a 200.000
sterline d'oro di debito con la Banca d'Inghilterra, 200.000, che all'epoca era altro che 10.000 miliardi, certo. 100.000 miliardi di debito. Certo. E poi uno chiede per quale ragione il Regno di Sardegna ubbidisce, no, all'Inghilterra, compreso la resa di Cassibile. Certo. Sì, però la collezione numismatica di Umberto I l'hanno rivoluta indietro, sì, adesso questi figli, sì, di puttana eredi. Sì. Hanno voluto la collezione di Umberto I. Io non gliel'avrei data, comunque. Sul piano politico, il procedere del processo è stato penale, il ballerino che l'ha voluto. Allora, alla nuova banca fu affidata la liquidazione della Banca Romana. L'emissione di moneta rimase in competenza dei soli tre istituti, Banca d'Italia in posizione di leadership, Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Questi ultimi sarebbero... Perché il Banco di Napoli è sempre stato molto ricco ed è ancora ricco? Perché è stato governato sempre bene. Questi ultimi sarebbero stati spogliati dalla facoltà di ammissione nel 1926, con la riforma di Mussolini e poi di Beneduce, nel 1936. Sul piano politico, il procedere del processo penale, dello scandalo derivato dalla vicenda, con il sospetto del coinvolgimento degli uomini politici e di occultamento delle prove, portò nel novembre del 1893 ad una crisi politica e alle dimissioni di Giovanni Giolitti da capo del governo, sostituito in dicembre dall'alter ego Francesco era Ricci. Leggermente più spinto verso, sì, verso l'estero. Giulitti sarebbe tornato alla presidenza del Consiglio soltanto 10 anni dopo, tra la fine del 1893 e l'inizio del 1894 crollarono pure il Credito Mobiliare e la Banca Generale, ma il nesso fra questi fallimenti e le vicende della Banca Romana è assai tenue. Allora, Don Longo, parliamo di Don Longo, poi cercherò di restringere qua, perché è lunga. Nacque a Roma da etnia genovese Don Longo, Bernardo Don Longo. Bernardo è un nome catarchico, sì, che ogni tanto riecheggia nella storia romana. E si ricorda molto San Bernardo. Da? Da Chiaravalle. Chiaravalle, bravo. Clairvaux. Sei preparato. Sì, 10. Clermont di Chiaravalle. Clermont-Ferrand. Clermont vuol dire Chiaravalle. Chiaravalle, sì. Clermont. C'è anche Clermont-Ferrand, sì, che invece non significa Chiaravalle. No. Però si dice, la sì, sonorità è la stessa. Nel 1863, Don Longo figura tra i membri della Camera Primaria di Commercio, la Camera di Commercio. Nel 1871 era indicato come facoltoso mercante di campagna e come prestanome, insieme con Giuseppe Guerrini, governatore della Banca di Roma, aveva comprato, poli, galline, capponi. Aveva comprato la villa di Castel Gandolfo dal principe Torlonia, che vedi un per po'... la signora di Mirafiori. Mirafiori. Mirafiori, alias Savoia. Mirafiori, sì, Savoia. Mirafiori, certo. Nel 1860, la contessa di Mirafiori, nel 1863, sì, prima era l'amante di Vittorio Emanuele II. Certo, prima di Porta Pio. Sì. Aspetta, che troppo, qua ci sono delle cose incredibili. Allora, la signora di Mirafiori. Nel 1874, il periodico Don Pirloncino, nome omen, certo, lo indicava come secondo principale presidente di Roma e lo aggiungeva alcune informazioni. Allora, di chi era il Don Pirloncino? Non me lo ricordo più. Di Chauvet. Ah, eccolo là. È colui che ha... Ah, è vero, non me lo sono ricordato. Che è morto pazzo, praticamente. No. È morto male, comunque. No, vabbè. È morto bene con i soldi che ha fatto con no, i calci. No, era mangiato tutto. Vabbè, dai. Nel 1871 era indicato come... No, attenzione, perché Don Pirloncino? Perché c'era anche il Don Pirlone, certo, di cui era proprietario Chauvet comunque. Sì. Nel 1849... L'avevano fatto chiudere. Nel 1849, no, era uno dei giornali della Repubblica Romana. Sì, ma poi come sono strumentati l'hanno fatto chiudere, è caduto in disgrazia, sì, eccetera. Cari amici, andatevi a vedere qual è il disegno del Don Pirlone e capite tutto. Io ce n'ho una copia e diceva appunto non so dove l'ho messo. Don Pirloncino
Chi non conosce questo ricco mercato di campagna che amministra appalta affitta 304 professioni del re, che fornisce tutti i foraggi alla regia scuderia, che negozia in tutti i sensi e che è consigliere del Banco di Napoli, che ha le mani in pasta nella banca romana. Certo. Non paga niente ed è inoltre membro della Commissione Provinciale per la Ricchezza Mobile. Come proprietario era contrario a qualsiasi modifica della situazione dell'agro romano. Grazie alla propria posizione inoltre riuscì a farsi pagare alcuni terreni espropriati come se si trattasse di terreni edificabili. Già vice governatore, nel 1881 fu governatore della Banca Romana e nel 1890 anche presidente della Camera di Commercio di Roma. Avendo acquistato diverse ville e proprietà attorno a Roma, si inserì anche in alcune speculazioni edilizie. Nel 1886 il Comune di Roma approvò il suo progetto di lottizzazione di Villa Massimo, via di Villa Massimo. Cioè del quartiere Vescovio. Come governatore, infatti era del... Però salvò... Però Vescovio salvò. Perché? Perché era proprietà dei Vescovi. Certo. No, ma poi però salvò Vilada, certo, che era la residenza dei Savoia. Qui dopo lo vediamo. Villa Massimo. Come governatore della Banca Romana per oltre un decennio elargì fondi a partiti per le elezioni a deputati per ottenere voti favorevoli e a giornalisti per influenzare il proprio favore l'opinione pubblica. Si occupò del salvaggio della Banca di Verina per proteggere gli interessi di investitori altolocati legati al re Umberto I. Infatti nel 1892 quando c'è della gente che si chiede per quale ragione hanno ucciso Umberto I, queste cose non lo sanno. È stato un anarchico. Anche lui, certo, ma anche Kennedy è stato un pazzoide a ammazzarlo. Ma su ordine di chi? Appunto, chi gli ha dato l'arma? Chi gli ha dato il finanziamento? Ma poi pazzoide, un poveraccio. L'ha accusato lui, ma chissà chi ha fatto la congiura. Nel 1892 fu nominato senatore del re e prestò giuramento. Dopo che le sue attività divennero pubbliche, grazie a un'inchiesta parlamentare ostacolata da deputati e ministri coinvolti, fu arrestato nel 19 gennaio del 1893. La nomina al senatore, non ancora convalidata dal Senato, fu ritirata con decreto del dicembre del 1893. Alla parata tutti scappano. I topi scappano. Nel 1894, al termine del processo, fu assolto da tutte le accuse, nonostante avesse confessato diversi reati. Allora, io confesso e viene assolto. E c'è il povero disgraziato che ruba le mele e lo mandano in galera a vita. Vabbè, questo per capire come funzionano le cose. Come funziona sempre, la vita. Sempre. Sì, ovunque, soprattutto dove c'è il prete. Perché il prete si basa sempre su un principio, no? Confessati, pentiti e andrai in paradiso. Certo. In cambio di qualche soldo, perché lì ci sono sempre le guarentigie. Andiamo avanti. Poco si sa della sua famiglia. Il padre era uno dei guardiani dell'arciconfraternita di Santa Maria dell'Orto. Come te sbagli? Anche la madre, dopo sentire la madre. Che nel 1827 tentarono di opporsi alla chiusura dell'ospedale da loro finanziato e gestito. Era quindi una persona ben introdotta nell'ambiente clericale della Roma Pontificia e legata alla galassia delle opere pie che gestivano l'assistenza e soprattutto l'assistenza agli immigrati. Che cazzo gliela dà? Appunto, glielo... Eccoli. È lì. Eccoli, è tutto lì. Adesso si chiamano un altro nome. Si chiamano Onlus. Si chiamano Onlus. Si chiamano Comunione e Liberazione Onlus. Certo, o no, ma si chiamano anche opere pie. Comunione e Liberazione è importante ed è molto forte perché è riuscita a inserirsi. Compagnia delle opere, la compagnia delle opere. Le opere di fede. Allora, neppure la madre con la sorella Maria fu estranea ad attività commerciali, tanto che a seguito di regolare divisione seguita fra la sorella Maria e Angelo Rivieri del negozio di Suola e Pellami, cantante sotto il nome di Luigi Giorgi, è rimasta sciolta la ditta di Luigi Giorgi, restandone affidata la liquidazione alla soprannominate sorelle. In età molto precoce, Bernardo sposò Cristina Diomedi, alla quale ebbe numerosi figli. A 13 anni abbandonò gli studi e per questo motivo fu etichettato come semi-analfabeta. Giustamente. Nelle scarne fonti disponibili, Tanlungo è qualificato come mercante di campagna. Giustamente. Un'attività che comprendeva molti settori, dall'agricoltura alla mediazione alla vendita di proprietà immobiliare. Ma soprattutto la vendita di capponi.
oltretutto. Prosegui. Chi era Don Capone? No, la vendita di Capponi. Sì. I Capponi piacevano sempre al clero. I Capponi piacciono al clero. In età molto precoce. Bernardo sì. L'esperienza paterna fu sicuramente una scuola fondamentale di importanza nell'apprendimento di pratiche commerciali e finanziarie che gli consentì di comprendere velocemente i meccanismi degli affari immobiliari e mobiliari di Roma Capitale. Tan Longo, infatti, uno dei cronisti della profonda trasformazione politica, sociale piano, ed economica si sente bene. Di Roma, e dopo il 1870 attraverso una fitta rete di relazioni tra le due sponde del Tevere. Il suo epistolario, pubblicato parzialmente... Nelle due sponde del Tevere, ragazzi. In una sponda c'era solo il Vaticano. Eh sì. Vatican City si chiama. Esattamente. Pubblicato parzialmente... Il suo epistolario, pubblicato parzialmente dal figlio Pietro in occasione del processo relativo alla Banca Romana, conferma la rete relazionale di Bernardo. Dal 1874 curò non solo la proprietà agricola di Vittorio Emanuele II nell'agro romano, appunto nelle due sponde, ma anche affari finanziari della Casa Reale. In qualità di proprietario ebbe voce in capitolo... Infatti la fusione tra la Casa Reale e gli interessi del Vaticano, rimaste fino all'8 ottobre 1943, sono di carattere economico. 8 settembre. Cosa ho detto io? Ottobre. 8 settembre 43. Allora, confermata la rete relazionale di Bernardo dal 74, cura non solo la proprietà agricola di Vittorio Emanuele II nell'agro romano, ma anche affari finanziari della Casa Reale. In qualità di proprietario, ebbe voce in capitolo una sistemazione dell'agro romano e partecipò a diverse speculazioni sui terreni delle vastissime proprietà ecclesiastiche. Particolarmente significativo fu l'acquisto negli anni 70, del 1870, dei terreni del Prato Fiscale, i Prati Fiscali e Santa Maria Maggiore e di quelli di Casal Fiscale che finirono nella disponibilità di Vincenzo Tanlongo. Anche nell'edilizia Tanlongo si mostra nella sua consumata capacità, acquistando nel 1871 dal principe Torlonia, unitamente al governatore della Banca Romana, Giuseppe Guerini, la villa di Castel Gandolfo, come abbiamo detto prima, e Villa Ada del conte Giuseppe Telfener, vedi? Amministratore dei beni della Real Casa. Esatto. Quest'ultima finì nelle proprietà della Banca Romana per poi essere riacquistata da Vittorio Emanuele III nel 1904 con la denominazione rimasta fino al 1946 di Villa Savoia. La sua ascesa sociale... Oggi è un parco Villa Ada, però il palazzo... La costruzione è invece di proprietà dei vecchi proprietari, è una cosa molto importante, va ricordata, sulla via Salaria, sotto il Monte Antenne. Sì. Da Vittorio Emanuele fino a Villa Savoia. La sua ascesa sociale è confermata dalle cariche e onorificenze ottenute. Nel 1863 era membro della Casa Primaria di Commercio di Roma. Nel 1879 fu vicepresidente della Commissione Comunale per le Imposte Dirette in Roma, era pure fiscale, era, come si dice, esattore fiscale. Per gli altri. Ebbe le onorificenze di ufficiale dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro. Santissimi, tutti e due. Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia successivamente. Mi pare ovvio. Con la seguente motivazione: membro del Consiglio Direttivo della Banca Romana, espositore di cavalli di razza romana. Cazzo, al concorso di Caserta, premiato come medaglia d'oro, ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia il 4 settembre del 79. Oltre ai capponi vendeva anche i cavalli. Accapponati. Cioè, accapponati. Come si chiamavano? Castronati. Castronati. Ecco, non veniva, no? Erano tutti cavalli castroni. Tutti cavalli castroni. I cosiddetti cavalli castroni. I cavalli castroni. Castroni, sì. Grande famiglia di trattamento della tostazione del caffè. Ah, ma certo. I castroni. I famosi castroni che avevano nome che deriva da un'attività che svolgevano, sì, prima probabilmente. E c'hanno anche una bella dépendance qui sulla cassa. Sì. Allora, fin dagli anni 70, Tanlongo non fu estraneo a problemi creditizi, partecipò attivamente anche a inchieste governative.
l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie di Roma e in qualità di estensore firmò due opuscoli, osservazioni sul progetto di legge del riordinamento degli istituti di emissione, fortemente critico verso la banca unica, ti pareva, sì, ma... e relazione sulla crisi economica nazionale, approvata dalla Camera nella seduta del 21 marzo 89. Le sue competenze furono valorate da una lettera di Francesco Ferrara, che sarà un antesignano di Francesco Ferrara, che era presidente del Comune di Roma negli anni 80-90. Ci vedremo in ottobre a Roma e riprenderemo la discussione sul nodo affare. Con lei un'ora di trattenimento verbale mi gioverà più di qualunque lettura che possa aver bisogno per ben conoscere la materia, di cui voglio apprendere la parte pratica per affrontarla con la teoria. Questo diceva Francesco Ferrara. Già governatore dal 1881 assunse la carica di governatore della Banca Romana e nel 1890 quella di Presidente della Camera di Commercio di Roma, e dal 1881-83 tal luogo fu componente con Felice Ferri della commissione della requisizione dei quadruperi per l'esercito nel mandamento di Roma. Mi pare giusto. Della... Requisizione quarta. Sì. I figli Pietro e Vincenzo, entrambi avvocati, seguirono le sue orme. Pietro ebbe incarico nel Banco di Roma come componente della commissione di scontro del Leonardo Istituto nel 1890 e nell'82 entrò a far parte del Consiglio di amministrazione della società Molini e Magazzini Generali, di proprietà del Banco appunto di Roma. Tralascio fatti meno importanti. Allora, Napoleone Colaianni, appunto ministro, che abbiamo sentito prima, Nello 15, nel 1935, diceva... Nello 15 è stato il nipote di Italo Balbo. Ah, quindi... riassunse tutte le... Ed è morto con lui. Era, sì, con l'aereo, nell'aereo in cui morì Italo Balbo, c'era anche lui. Ed era un giornalista che aveva come la direzione di alcuni giornali. Esatto. Nello 15 raggiunse tutte le dicerie dei contemporanei, riprese della storiografia successiva, e diceva: Bernardo Dallongo era uno di quei romani di Roma di cui non si è rotto anche oggi lo stampo in certi quartieri suburbani della capitale. Viso quasi concittadino, praticamente, nello 15. Aspetta, viso asimmetrico, rosso, da vecchio prete, incapace, lo avesse voluto, di parlare diverso da un personaggio del Belli, con le doppie che diventavano triple e gli L che diventavano R. Giusto. Io farebbe invece di io farei. Che giustissimo. Dichi? Che dichi? Che invece, dici? Invece di che dici? E via dicendo. Uomo dell'agro, con giacche pelose e lunghe, pantaloni a colonna, catinina d'oro, a festone sulla pancia, eccetera, eccetera. Napoleone Colaianni aggiungeva, pur senza documentazione a altri particolari riguardo alla sua ascesa sociale: da spia dei francesi nel 1849, secondo una biografia che si vuole esista presso la direzione della pubblica sicurezza, e da uomo di fiducia dei gesuiti e della propaganda fide, certo, sa acquistare la buona relazione con il gran maestro della massoneria ed assistere come senatore ad una salute reale, banche e Parlamento del PP. A proposito dell'avversità che c'è tra la massoneria e la Chiesa. La massoneria è la manifestazione... Allora, Inigo dello Iola, quando è che è venuto a Roma? In che anni? Non me lo ricordo. Nel momento della diaspora ebraica, quando Isabella di Castiglia conquistò nel 1592, immediatamente Inigo. Dopo espresse tutta una serie di atti pubblici e atti al protocollo che incentivavano l'uscita, anche con le maniere pesanti, di tutta la grande etnia
ebraica che c'era in e araba, Spagna, e araba che c'era in Spagna. E Inigo che cosa fece quando arrivò vicino a noi? Chi vide Inigo? Vide la Madonna, anche lui. Anche lui. Alla storta. Come... Questa è la zona in cui le visioni mondiali della Madonna vengono più densamente, perché sì. La Madonna di Prima Porta, la Madonna della Storta. Della Storta, la Madonna, del Canneto, la Madonna del Canneto, la Madonna di Trevignano, Madonna, quante Madonna. E le Madonne che ci vengono a noi, quelle non valgono. Ma è possibile che siete così stronzi? Vabbè, dai, che non c'è nessuno che si prende... Cioè, se fossero tutti come noi, non c'è bisogno di prendere armi, basta il dileggio, sì. Basta l'ironia, basta lo sfottò, il prendere per il culo. Questi ci hanno preso per il culo, vi hanno preso per il culo da 20 secoli. Prosegui. Aspetta, andiamo avanti. Sergio Turone, 1984, ne ampliava il ritratto. Il gran patrono del sistema Bernardo Zanlongo aveva cominciato a impratichirsi di affari quando lavorava come fattore in una tenuta della campagna romana per conto dei Torlonia. Ma d'altronde è come fattore, no? Il suo nome, buttato là per la prima volta dal focoso lungimirante Pietro Sbarbaro, doveva essere di lì a pochi anni al centro delle grandi cronache nazionali. Lo scandalo della Banca Romana non ebbe certo in Bernardo Zanlongo l'unico protagonista. Ci furono altri di ben altro calibro, a cominciare da Giolitti e Crispi. Che la Banca Romana non fosse l'unico istituto pericolante fu lo stesso Colaianni ad ammetterlo nella seduta della Camera dei Deputati del 27 gennaio del 93 sotto la presidenza di Giuseppe Zanardelli. Ma non ha fede che l'ispezione governativa, malgrado la sua buona volontà dell'onorevole Giolitti, possa dare risultati e che il Paese ha diritto di attendere, perché pare si vogliono concentrare tutte le ire contro la Banca Romana per coprire o attenuare le condizioni della Banca d'Italia nazionale. Certo. Attendi. Nazionale. Attendete e sarete salvati. Che si dicono aggravatelle alla napoletana. Sì. E intorno alla quale sarebbe bene leggere a Napoli. La relazione del senatore Consiglio, Davide Consiglio, deputato e senatore e fu direttore del Banco Generale Banco di Napoli, direttore generale del Banco di Napoli. Dal 1890 al 1893. Vabbè, il Banco di Napoli è sempre stato è potentissimo, molto ben perché era di Napoli. Ma infatti e fu gestito il molto Banco ben... di Napoli, ti ricordi quando arrivò la tassazione, la prima tassazione improvvisa, furono raccolti da tutti i conti correnti, non so, il 4 per mille o qualcosa. Sì, me lo ricordo bene. Perché andava rifinanziato il Banco di Napoli per 10.000 miliardi di lire. Sì. Te lo ricordi? Come no? Se no non avrebbe costituito poi quella Presidente. Grande banca, quella grande banca, no? Che è stata l'Unicredit. L'epilogo della banca? No, l'Unicredit, scusa. Il Santo Spirito? Ma no, è quella... Il Banco di Roma? Ma no, il Banco Napoli è alla base, assieme... San Paolo? Ecco, assieme alla San Paolo, è della grande banca San Paolo. San Paolo, certo. L'epilogo della Banca Romana fu la conseguenza di un lungo percorso verso l'unicità della banca di emissione sostenuto fino dal 1870 e sempre respinto dai governatori precedenti, Filippo Antonelli, fratello del segretario di Stato di Pio IX, il cardinale Giacomo Antonelli. Poi racconteremo queste storie del cardinale Giacomo Antonelli. Anche lui coinvolto in questa altro storia. Altro che di quello, ricattato assieme a Zanlongo da questo strano personaggio che si chiama Chauvet. Giuseppe Guerini coinvolto in questa storia, sì. Dicevamo. Quando Colaianni il 20 dicembre 1892 fece esplodere la situazione, a Zanlongo fu intimato di aderire alla fusione della Banca Nazionale pena l'arresto immediato. Il suo rifiuto lo portò in carcere e al processo, gli hanno detto ritratta tutto, non rompe il carro. Naturale. La fusione avvenuta, fu costruito, l'hanno liberato dopo che hanno fatto la fusione a Zanlongo. L'hanno imprigionato, ha detto, poveracci, o aderisci o so cazzi, rimani qua. Qualche povero ricattatore di provincia l'ammazzano. Sì. Ma questa gente qui
ha troppi ricatti nelle sue tasche. No, ma modificano le leggi, come ad esempio adesso il falso in bilancio non è più un reato. Sì, ma te pare a te che sanno fare tutti i falsi in bilancio? Sì, appunto, non li possono più condannare. Le accuse non furono di bancarotta fraudolenta, dal momento che non vi era stato un fallimento ma una fusione. Ecco appunto, l'hanno fatto la fusione, non è più fallita la banca di Romano. No, l'hanno fusa. La fusione. E quei coglioni che anche dovevano... adesso. E quei coglioni che la banca Merrill nel 2008 sì. Doveva fallire, l'hanno fusa con, adesso mi ricordo con chi cazzo appunto, era, con la... La famosa banca Merrill. Certo. E Lynch. L'accusa non furono di bancarotta, e si basate sulla cedenza della circolazione, su prelievi personali, su distribuzione di denaro a giornali politici così riassunti, per sottrazione di somme in danno della Banca Romana ed eventualmente dello Stato per garanzia dei biglietti fiduciari, sottrazione commessa col mezzo di falso in creditura e fraudolenta emissione dei biglietti di scorta. Questo era la siccome erano didascalia che della non contavano niente, no, non valevano niente quei biglietti, allora non aveva rubato niente, capito? La difesa di Don Lungo, dell'avvocato Enrico Pessina, non contestò le accuse, contestò che fossero reati e non irregolarità dovute in particolare... Irregolarità. A pressioni governative, e a esigenze dell'economia nazionale, ecco. Con l'alto principio patriottico, da cui la soluzione che fu giudicata scandalosa e misteriosa generò un'ondata di indignazione in tutto il paese, lo scandalo interessò l'interessatore bancario e la politica. La soluzione fu un merce di scambio politico-finanziario, come capita. Ma sempre. Tan Lungo morì a Roma il 29 luglio del 96, due anni dopo la soluzione. Tralascio altre cose che ci sarebbero altre. Adesso cose io leggo da questo libro alcune considerazioni, perché Tan Lungo è una persona, ma quello che la ricattava, che si chiamava Chauvet, è ancora peggio. E allora ci leggiamo qualcosa. Leggiamo da questo libro. Al principio dell'anno 1872, quando egli ancora vivacchiava di ricatti su piccola scala, una delle sue fonti informative, questa volta di sesso femminile, ma guarda che stranezza, attirò la sua attenzione sulla contessa Antonietta Ballerini, una nota contessa, vedova di Angelo Marconi, da Rimini. Come diceva Vittorio Gassman, quando vantava il suo nome di grande cavaliere di Ventura. Ah, Vittorio Gassman, dice. Sì, come si chiamava in quel film bellissimo? L'armata Brancaleone. Sì. Brancaleone da Norcia. E questa invece era Antonietta Ballerini, vedova di Angelo Marconi da Rimini, la quale conduceva vita sontuosa in un ricchissimo appartamento di Palazzo Bernini al Corso. Palazzo Bernini, ricordatevelo. Chauvet venne a sapere che questa gentildonna, abbandonato prima del 1850 il marito, aveva condotto una vita avventurosa. È capitata nell'autunno del 1850 a Roma con un suo figlio Mario, natole a Tunisi, andavano a Tunisi a partorire, era divenuta l'amante del cardinale segretario di Stato Giacomo Antonelli. E costui, che non era di temperamento monogamo, l'aveva indotta non a non era come si dice sano
confusi, sì, sì, che quando prendono i voti, sì, e non possono avere rapporti. Come no? I voti, i voti. Allora, no, ma i cardinali non obbligatoriamente hanno preso i voti. Sì, infatti, ma...